L'albero più discusso di Fano alla fine l'ha spuntata. È lui il protagonista principale di questo Natale Più messo in campo dall'amministrazione comunale. Discusso, fotografato, illuminato, al centro di tutte le attività, ha fatto da catalizzatore per Fano, attirando da ogni parte d'Italia genti per vederlo e fotografarsi con lui e vivere le tante iniziative programmate in questi ultimi 40 giorni dalla Proloco di Fano. Non è arrivato per caso questo lavoro, è 2 anni che lavoriamo sicuramente bene con un gruppo di lavoro che comprende associazioni di categoria. Già dall'anno scorso abbiamo creato una base importante su cui costruire ed è questa la metodologia che vorremmo utilizzare. Quest'anno abbiamo fatto un ulteriore passo avanti e questa la consideriamo una base su cui poter costruire anche l'anno prossimo. Sicuramente riusciremo a fare anche del periodo natalizio della città di Fano, grazie alle collaborazioni della città, grazie alle collaborazioni con le proloco del territorio, ne faremo un periodo importante. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo, grazie anche al passaggio in trasmissioni e testate nazionali e dai 3.000 modelli in varie dimensioni venduti per le feste. È una buona pubblicità per la nostra città, mi fa molto piacere perché è stato un evento molto sofferto all'inizio, però ha dato degli ottimi risultati sia per quanto riguarda gli operatori economici, quindi i commercianti, e tutte le attività produttive, artigianali che hanno collaborato, lavorato intorno, e anche per i cittadini che hanno vissuto dei giorni degli eventi natalizi, chi non è potuto andare fuori città, trascorrere delle serate tranquille e belle nella nostra bella città di Fano. Il frutto di questo lavoro è il risultato di una concertazione a più mani tra amministrazione comunale, Proloco, associazioni di categoria e il coinvolgimento di diversi soggetti come la Fondazione Teatro, il Presepe di San Marco e le scuole comunali. È stato un Natale Più, un Natale dei record, perché tutti gli eventi hanno visto una partecipazione straordinaria di gente e soprattutto Fano è tornata ad essere un punto di riferimento. Io ho incontrato tantissime persone che venivano da varie parti della città d'Italia proprio per la curiosità di vedere l'albero, e poi quando uno viene a fare una visita alla città se ne innamora, perché abbiamo veramente un centro storico molto bello, ricco di storia e anche attraente. Numeri da record quelli finali, con 800 ingressi a musei e pinacoteca, 10.000 visite al presepe meccanizzato di San Marco, 850 visite guidate per la città e 1.650 a San Pietro in Valle, il gioiellino, la bomboniera di Fano. Alberghi tutto esaurito per l'ultimo dell'anno, insomma il Natale Più è stato uno dei più vissuti degli ultimi tempi.